10.000 mi piace. Compriamo un PC da 900 euro con caratteristiche simili alla PlayStation 5 Pro e quando uscirà la Play 5 Pro faremo un confronto. Un confronto! 800 euro per una Play 5 Pro! Ma è normale? Oggi rispondiamo al flame. Sì, perché ragazzi, secondo me è un po' eccessivo il flame che si è presa Sony. Hanno droppato una Play a 800 euro e con i vari accessori, quindi il lettore CD e lo stand, si arriva anche a 900, 930, 940 con qualche gioco probabilmente, perché dovremmo giocare qualcosa, anche a 1000 euro. Sono un po' forse troppi, ma oggi scopriamo se è fattibile comprarsi un PC con le stesse caratteristiche di Play 5, perché secondo me, raga, c'è stato troppo flame. Quelli della Play non se lo meritano, e considerate che io non sono un super fan della Play, sebbene io abbia la Play 5, abbia tutte le Play, sia nato e sono cresciuto anch'io con PlayStation, ce le ho tutte le PlayStation che sono uscite. Ovviamente gioco col PC perché sono un content creator di un videogioco a cui serve un PC performante. È fattibile riuscire a pigliarsi un PC con le stesse performance di una Play 5 Pro? Non lo so, infatti me lo sono chiesto. Ma prima vi faccio vedere la mia reaction papelica a quanto è successo qualche giorno fa, perché ho reactato in diretta e questa è stata la mia reazione. Se, allora, secondo me la GPU è overclockata, brother, no! 800 euro, ma scherziamo? 800 euro costa? Ma state scherzando, vero? No, credo un po' costa 800 euro. All'inizio, ragazzi, pensavo che ci fosse qualche... forse uno scherzo. Nel senso, 800 euro effettivamente sono tanti. Considerando che, andando a vedere i prezzi al lancio delle altre console precedenti, quindi praticamente degli ultimi 10 anni, ad esempio la PS4, questa è la Slim, però credo che la PlayStation 4 base costasse sempre al lancio $400, $300, una cosa del genere. Per quanto invece riguarda la PS4 Pro, si parla invece di 499 euro, cioè capite benissimo che costa praticamente il doppio rispetto al costo della Play 4 Pro. Per quanto riguarda invece la PS5 al lancio, invece si è partito comunque sempre da 499 euro in Italia, poi ci sono stati i resti della ricetta, comunque 500 euro. Tenevo però a mente che il ciclo vitale di PS4 e PS4 Pro, praticamente io ero minorenne da qua quando è uscita la Play 4 Pro praticamente, adesso vabbè c'è la Play 5 Pro, però il ciclo vitale della PS4 base e Pro, ci stanno giochi del 1970 che girano ancora. Ma comunque, andiamo prima a leggere qualche commentino, perché è stato un po' cringe, insomma. Me la ricordavo diversa la Apple. Ti devo dire, immaginate guardare DAZN più PlayStation 5 Pro, altro che Lamborghini e Richard Mille. Vabbè, però dipende, perché se DAZN tu ti prendi l'abbonamento annuale, ci può stare su 30 euro al mese. Non ho mai visto una pubblicità più bella per il PC. Manolito il Blanco, ci può stare come commento? Ma perché poi costa di più in euro? $700 qualcosa, 630 euro. C'è uno scam, raga, non lo so. Cioè, c'è sta effettivamente uno scam. Perché dovrebbe costare pure meno? Perché costa così tanto? Ci stanno un sacco di migliorie? Sì. Ma andiamo a vedere poi nel dettaglio come sta PlayStation. E poi andiamo a confrontarla con un PC di pari misura. La GPU è potenziata, secondo me hanno aggiunto un po' di VRAM all'interno. Non so se sia la stessa GPU che c'era nella PS5, non credo, anche perché la PS5 andava poi ad equipararsi con una 3060. Faccio vedere qua i vecchi benchmark. La PS5 si andava a scontrare con le 3060 di Nvidia e le 6700 di AMD. In ogni caso, su PC girano ovviamente meglio i giochi. Sono comunque schede che adesso le 3060 e le 6600 le trovate anche, sono tipo 200 euro, si possono trovare qualcosa, forse anche nell'usato, forse anche meno. Questi sono i benchmarkini in 1080p ad ultra, come vedete più o meno a livello di caratteristiche, a livello di FPS siamo lì. C'è un leak però che ho trovato su Reddit di un noto leaker tech che dice questo precisamente: the PlayStation 5 Pro's performance is expected to be in ballpark of Radeon. Ok, perfetto, quindi che cos'è praticamente? La 7700 XT è una signora scheda video, quindi ci può sta che il prezzo salga. Vi faccio vedere un esempio, è un leak, raga, quindi prendiamolo con i pinzoni. Se andiamo a comparare la 7700 XT con altre schede video molto famose, vediamo che comunque si ritrova sopra la 3070 Ti e sotto la 4070. La 4070, ragazzi, considerate che spinge parecchio, già tanto, è sotto una 3080, quindi praticamente una scheda video di vecchia, tra virgolette, generazione, se vogliamo chiamarla così, ed è comunque sotto una 7800 XT. Però è una scheda video che solo la scheda, dopo andiamo a vedere i prezzi,
sta sui 400 euro, 500 euro, dipende poi dalla versione. Quindi se noi comunque abbiamo una PS5 Pro con una GPU che abbia delle performance simili a quelle della 7600 XT, è tanta roba, sperando poi che i leak siano giusti. Ma io mi aspetto una cosa del genere, considerando che se per quanto riguarda la PS5 eravamo comunque sia a livello 3060 o comunque 2070, ci sta a sto giro che siamo più o meno a sto livello. Ma andiamo a vedere le spec. Non abbiamo ancora dei dati ufficiali, cioè non sappiamo effettivamente che ci sta dentro. Sappiamo che la GPU dovrebbe avere una capacità di calcolo di 30 e qualcosa teraflops, qualcosa di 33-34. Comunque siamo nel range comunque della 7600 XT. GPU potenziata del 67% rispetto alla PS5 e un rendering del 45% più veloce. Non del 200% più veloce, 45%. Quindi significa che nei giochi dove riuscivamo a tirare i 60 fps, a sto giro ne famo 90. Posto che già nella PS5, se non erro, c'era già la possibilità di far girare i giochi a 120 fps, 100, credo anche Warzone, tra l'altro un gioco del merda. Qua abbiamo l'upscaling AI, praticamente hanno aggiunto i PlayStation Spectral Super Resolution, che non è nient'altro che, se siete dei PCisti, del DLSS di Nvidia. È praticamente un sistema di intelligenza artificiale che predicta tipo i frame e vi aggiunge FPS senza perdere la qualità. Gli occhi meno attenti non vedono differenze, però occhi come il mio, io non sono tecnico, però di tecnici, ok, vedono delle differenze. Vi faccio un esempio basic: su Warzone il DLSS a livello competitivo non si usa, sì, vi boosta l'FPS, ma vi crea una patina tipo di nebbiolina che fa schifo. Poi magari può capitare pure che l'upscaling di PlayStation 5 sia una bomba, che può essere pure, a parte che se io devo giocare a Warzone non vado a giocare di certo solo la PlayStation 5, però su tutti gli altri giochi è una cosa che ci sta, attenzione. Per quanto riguarda invece l'SSD, lo spazio di archiviazione, abbiamo alzato, hanno investito finalmente sull'SSD. Abbiamo 2 terabyte sulla Pro contro gli 825 giga che stavano sulla Play 5 standard. È tanto poco, non so, considerando che un SSD da 2 tera di buona fattura dovremmo trovarlo intorno ai 100, nel range dai 100 ai 150 euro, dopo andiamo a vedere bene i prezzi. Per quanto riguarda il wifi, abbiamo il supporto al wifi 7, che vi ricordo non vi cambia la connessione. Non è che se avete la gigabit improvvisamente avete la 10 gigabit, no, non funziona così. Ci sono delle migliorie rispetto al wifi 6. Per il gaming classico di PlayStation è una roba che sì, ci sta l'upgrade, però non è questa roba assurda. Per quanto riguarda invece il ray tracing, è una cosa fica effettivamente, perché il ray tracing ciuccia un sacco di fps e a sto giro, avendo comunque la GPU potenziata, non sappiamo ancora qual è effettivamente, però abbiamo un aumento del triplo, qua dice velocità fino al triplo rispetto alla PS5, quindi in teoria immagino che se tu attivavi il ray tracing sui giochi su PS5 magari perdevi tipo 40 fps, perché li perdi. Sulla PS5 Pro ci sarà un implemento. L'altra cosa figa è il Game Boost, che praticamente migliora le prestazioni anche dei vecchi giochi. Sono 8500 giochi retrocompatibili con la PS4. Tra l'altro sarebbe interessante capire come poi giri GTA 5, poi parliamo del 6, sulla Play 5 Pro, perché considerando che questo è il benchmark, ho preso uno screenshot di Play 5 base su GTA, giriamo sui 63 fps contro ad esempio i 129 di della 6600 XT, posto che variano molto. Io ho preso qua uno screenshot, ragazzi, basic, addirittura in autostrada deserto, quindi qua diciamo che gli FPS si boostano, quindi probabilmente su GTA 5, PlayStation 5 potrebbero calare anche drasticamente. Adesso non so se si raggiungano i 120 fps. Ma poi la domanda fondamentale è: ma tu ti immagini a giocare a GTA 6 nel 2024 su PlayStation 5, dove GTA già gira non benissimo? Questa è una console, secondo me, fatta per giocare a GTA 6, perché altrimenti non ha senso. Attualmente tu puoi giocare fino ad esempio all'uscita di GTA 6 tranquillamente alla tua bella PlayStation 5 Pro, ti fai i tuoi bellissimi FPS, e comunque è una console con le tue contropalle, diciamo. Riuscirà la PS5 a far girare GTA 6 su una paritetica di una 2070? Ok, quindi questa è una console, secondo me, per il futuro, per droppare roba magari più pesante, per avere anche uno sviluppo magari di giochi per PlayStation magari anche molto più pesanti, e finalmente magari smettere di sviluppare giochi per ancora la PlayStation 4, che secondo me sarebbe da buttare e mettere in pensione. Poi l'altra ficata, però, per i più puntigliosi: se avete un monitor in 4K magari a 120 Hz, esistono, costicchiano, però ci sta, c'è anche il supporto in 4K a 120 Hz e 8K. Secondo me non lo spiego
specificano 8K a 30, 20, meglio non giocarci a quel punto. Qua mi viene il dubbio, no? Ma chi gioca effettivamente in 4K a 120 Hz? O meglio, sì, ci sta, magari giochi, che ne so, con il monitor da gaming, è una roba che ci può stare. Io avrei spinto, ad esempio, per quanto riguarda, che ne so, i 240 Hz in 1080p. È una roba, secondo me, raggiungibile con una scheda video del genere, però boh, non ne parlano, poi magari c'è, non lo sappiamo, dobbiamo aspettare che arriva, la comprerò sicuramente. Però qua vedo un 4K a 120 Hz, voi avete una TV a 120 Hz in 4K? Io sì. Però la maggior parte delle persone, immagino che 4K a 120 Hz, considerando che la maggior parte delle TV sono tutte a 60, è una roba che boh. E considerando che anche se noi giochiamo in 4K dobbiamo poi mantenerli 120 fps, altrimenti si nota un po' di input lag, un po' di frame lag, quindi boh, questo poi lo capiremo. Secondo me non li regge. Io mi immagino un Cyberpunk in 4K non ti riregge i 120 fps, questa è la mia opinione, immagino che sia abbastanza condivisibile come pensiero. Il problema qual è? Costa 899 euro, poi noi ci andiamo a mettere il supporto per il CD 120 euro, la base, e qua ragazzi si fa presto ad arrivare dai 900 ai 1000 euro, più devi comprarti anche magari i nuovi giochi che devono uscire, sono un botto di soldi. Ragazzi, vi sono spiegato un po' che cacchio è PlayStation 5, l'avete sicuramente già visto da tanti altri content creator. Ma qui, raga, siccome noi siamo dei PCisti, ci è venuto il dubbio, no? Ho provato a fare una mini build con una Radeon RX 7700 XT, che è una signora ancora scheda video, ci giocate tranquillamente in 1080, in 2K, in 4K per nel FPS. Partiamo ovviamente da questa. Io, considerate, ragazzi, che ho provato a farvi una build molto basic, veramente molto basic, cercando di rientrare nel budget dei 920-930 euro, a cui poi ci dovete aggiungere, ad esempio, se vi comprate un PC, monitor, eccetera. Fondamentale questo. Quindi io ho preso una entry level della 7700 XT, ho preso l'XFX Speedster bla bla bla, 429 euro. Poi, cercando di rimanere comunque in budget, vi ho messo 16 GB di RAM, 32, sforiamo un po' di budget. Prendetela un po' con le pinze, raga, questa build, perché dopo vi vado a spiegare una cosa. Come case, molto carino, ho visto che c'è questo Musetex case PC ATX 320, le preinstallate da 120 mm. Questo qua è molto simile a quello che ho io, raga, è molto carino. Tra l'altro è un ATX, non mini ATX, quindi dovrebbe essere anche abbastanza grande. Guardate che fico che è, se ve lo dicevo, fichissimo. Sto computer è veramente fico. E tra l'altro abbiamo tre ventole già preinstallate, quindi non dobbiamo aggiungere poi nel budget che ci costruiamo. Per quanto riguarda la scheda madre, ho pensato, sempre per rimanere in budget, di metterci, dopo vi faccio vedere un processore, una scheda madre AMD, non Intel, perché costa molto di più, con il socket AM4 di AMD. La troviamo a 100 euro, sempre in budget. Per quanto riguarda invece il processore, non abbiamo spinto, perché ci sarebbe il 5800X 3D, che è tanta roba, costa di più e saremmo fuoriusciti di tanto dal budget. Quindi io ho pensato di metterci il 5800X, che tra l'altro è il processore che ho nel mio PC da streaming con la 3080. Quindi, per farvi capire, il mio PC da streaming come caratteristiche non è tanto poi distante da una PS5 Pro, solo che adesso lo uso da streaming. Secondo me il 5800X, rispetto ad esempio alla versione 3D, costa meno e credo comunque un ottimo processore, se non ve ne frega niente, se dovete solo giocare. Per quanto riguarda invece l'SSD, sempre questione di budget, raga, un tera lo troviamo a 65 euro, quello della Western Digital Black da 1 tera, poi c'è quello da 2 tera, però sforavamo di troppo il budget. Per quanto riguarda invece la dissipazione, ahimè raga, sforavamo di tanto il budget e ho provato a mettere questo Arctic Freezer, che tra l'altro ci farà bruciare sicuramente il 5800X, e il tutto costa la bellezza di 925 euro. Con questo PC, secondo me, ci potete girare tutto. Sicuramente voi qua sotto nei commenti adesso mi state consigliando delle modifiche da fare e io le accetto, attenzione ragazzi, perché un PC del genere lo vorrei costruire per poi fare il test contro la Play 5. 925 euro che ci stanno, considerando che se andiamo a prendere tutti gli accessori della Play, cioè può stare. Ed è, abbiamo un ottimo computer, tra l'altro con una buonissima 7700 XT. Però a questo punto io mi chiedo, no, ma se io devo spendere 900 euro alla fine, perché alla fine tra tutto si va a spendere 900 euro, li spendo per un PC con il quale magari ci posso lavorare, giocare, però sicuramente, attenzione, poi dovremo upgradarlo tra un po' di anni, oppure mi prendo una PS4 Pro? Se parlo come gamer PS5, a cui non gliene frega un cacchio di giocare in 8K o in 4K a 120 Hz, io che devo giocare a God of War sulla TV a 60 Hz da 55 pollici, ma che me ne faccio della Play 5 Pro? Assolutamente
niente. Però se io sono sempre il puntiglioso della PlayStation, il fanboy, me la compro, sì, perché ci posso giocare magari non a 60, magari a 120 in 4K. Però a questo punto mi conviene più prendere una PS5 Pro a 900 euro, 800 euro, poi tra le varie robe si è arrivata velocemente a 900 euro, oppure mi prendo un PC bellino con i LED fondamentali a 925 euro, 930 euro, fai 1000 con le varie modifiche, alla fine siamo lì come prezzo, è 1000, 1000, ci può stare. Io onestamente non ti so dire, cioè se devo solo giocare, cioè è una scelta complicata, perché se devo avere le stesse prestazioni, perché alla fine si parla di questo, no? Da Play 5 Pro io devo solo comprarmi i giochi, inserire il CD e buona parte. Se invece io prendo un PC del genere, me lo devo montare, ovviamente è una periferica, una piattaforma per gli appassionati in qualche modo, perché magari c'è gente che non c'ha voglia di comprarsi le varie periferiche e assemblarselo, vanno dai tecnici e ci sta, però magari non c'è voglia di scaricarti Steam, scaricarti Xbox, avere 15.000 abbonamenti, bla bla bla, e poi il PC ti comporta un sacco di difficoltà in più, ad esempio che non è con la Play 5 Pro e anche la Play 5 in generale. Ragazzi, no, non sono il difensore della Play 5, sono in difficoltà, perché alla fine come prezzo ci siamo, un PC buono costa questa cifra qua, è semplicemente plug and play la Play 5, quindi attacchi, metti dentro il CD e sei a posto. Però almeno posso giocare alla remastered della remastered della remastered di The Last of Us a 60 fps, a 60 Hz. Probabilmente mi comprerei un PC. Voglio sapere la vostra, scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate della Play 5 Pro, ma soprattutto mi interessa cosa ne pensate ad esempio di una ipotetica battaglia tra questa PlayStation 5 Pro che sta per uscire e un PC ad esempio di prestazioni più o meno identiche allo stesso prezzo. Voglio sapere qua sotto cosa scrivete nei commenti, quindi ora commenta.